Molti psicologi hanno fame di una sola cosa: tecniche, tecniche, tecniche. Ma che cos'è una tecnica? Vedere in ottica sistemica, una tecnica è una cosa che produce dei cambiamenti in uno o più elementi del sistema stesso. E quindi? E quindi se cambi degli elementi, cambi il sistema. E quindi? E quindi se consideri un problema come un sistema, cambiare dei suoi elementi cambia il problema stesso, fino anche a farlo scomparire. Tuttavia, diversi studi mostrano che le tecniche possono essere anche molto sopravvalutate. Asai e Lambert, nello storico studio del 1999, mostravano per esempio che influenzano solo il 15% della psicoterapia. Poi va un po' rivisto questo studio, però insomma la loro portata è ridimensionata. Sono importanti e devono esserci, non è che possiamo fare a meno di quel 15%, però va appunto ridimensionata la loro portata. Whampoa, d'altro canto, ha mostrato che molte psicoterapie funzionano anche se elimini da loro quelle tecniche che sono considerate essenziali. Ad esempio è stato dimostrato che se all'EMDR togli il movimento delle dita, che dovrebbe portare un movimento oculare, che riporta secondo la teoria a un ricalibramento delle cose, allora senza questo funziona lo stesso. Ayn Sukinberg e Steve DeShazer, in un caso che ho illustrato nel video La ninfomane che soffriva di insonnia, ci hanno insegnato una cosa particolare. Lo stesso problema può essere etichettato in modi diversi e a seconda di come lo etichetti può funzionare una tecnica piuttosto che un'altra. Questo significa che la tecnica non agisce su una precisa struttura, che il problema non ha una struttura in sé, sua, propria. Questa idea è infatti figlia di una prospettiva teorica che era lo strutturalismo, per l'appunto. Quindi, se le tecniche hanno un impatto ridotto, se possiamo addirittura toglierle e la terapia funziona comunque, e se più che la tecnica in sé funziona il modo in cui ridefiniamo il problema con il cliente, che cosa dobbiamo fare? Scott Miller dice che gli approcci servono a darti una struttura, in questo caso positiva. Significa che ti danno un ordine con cui fare le cose, delle buone prassi, delle linee guida da seguire. Allora, sicuramente l'idea è che vanno usate le tecniche e gli approcci psicoterapeutici, ma prima di questo va fatta un'altra cosa: studiare bene il problema che hai di fronte. E sai già cosa intendo dire se mi hai seguito in altri video. Devi studiare le operazioni che lo compongono e le definizioni che la persona ne dà. In questo modo potrai agire sulle prime, sulle azioni, i comportamenti che la persona mette in atto e che lo mantengono in vita, e agire sulle seconde, le definizioni, per cambiare i significati sottostanti. La storia della psicoterapia di successo arriva sempre ad almeno questi due risultati, un cambiamento nei comportamenti e un cambiamento nei significati, seguendo una strada oppure un'altra.